Ehi, ciao a tutti, bella gente. Oggi vi voglio parlare come sostituire il display LCD del vostro Nokia N96. Ora accendo un attimo il telefonino per farvi vedere in che condizioni è il display. Allora, ragazzi, quello che vi serve per smontare questo telefonino è un cacciavite. È un cacciavite a 5 razze, chiamiamolo così. Della misura 5 per smontare le quattro viti che ci sono all'interno di questo telefonino. Poi quello che vi consiglio è di usare un paio di guanti perché sennò andrete sicuramente a sporcare il nuovo LCD o il vetrino all'interno del telefonino. Togliere la batteria, tanto per sicurezza. Poi, e qua troverete un paio di viti. Dovete togliere queste due qua. Dall'altra parte, stessa cosa. Altre due viti qui. Una volta che avete tolto queste quattro viti, dovete cominciare dalla parte alta. Tutta questa parte qua viene via. È un pezzo unico. Il grigio e il nero. Dovrete fare molta forza qui. Dovete infilare il cacciavite qua sotto, ma non quello che avete usato prima, usate un cacciavite piccolo piatto da fare leva qua. Fate un po' di leva e vedrete che si aprirà. Non sforzate, apritela un po' così e andate piano, perché qua sotto, dove c'è il bottone, c'è una parte delicata. Quindi cosa dovete fare? Dovete premere leggermente, tenere premuto, tenere fermo, diciamo, il bottone e intanto tirare su. Però forse risulterà un po' facile se mandiamo indietro questo. E come potete vedere, viene via tutto. Perché questo sistema rimane qua agganciato. E non dovete strapparlo perché sennò sono dolori. Potete anche buttare via tutto. E poi dovete staccare questo connettore qui. Fate attenzione perché sotto c'ha tutti i piedini, e quindi lo prendete, tirate in su e vedete che si stacca. Adesso a questo punto cercate di fare leva sotto con un cacciavite. Vedete? Sì. Adesso io sto facendo un po' di forza perché se sembra apparentemente boh, incollato qualcosa e sicuramente si romperà. Facciamo attenzione che magari sotto non ci siano altri circuiti. Voilà! Quando fate leva, state attenti a non posizionare il cacciavite qua sopra. Ok, qua abbiamo il nuovo LCD sostitutivo. Questo LCD è ricoperto da una pellicola protettiva. La sfiliamo. Ok, vediamo un po'. Ok, fatto. Allora, quello che dovete fare adesso è staccare qua, questo pezzettino qua della pulsantiera. Poi andiamo a infilare questo pezzo qua, lo dovete infilare prima di tutto in questo senso, così la parte frontale qua, e
e poi schiacciate semplicemente. Tac. In pratica il lavoro sarebbe finito. Dobbiamo solo in pratica riattaccare le quattro viti. Ora si vede un po' così perché attraverso la telecamera il display non è proprio il massimo. Comunque funziona di nuovo perfettamente. Ok, abbiamo visto come si fa a sostituire il display LCD. Molto bene, per una modica spesa di soli circa 10 euro. Ciao e alla prossima. Pace.